Salve e bentornati alla regione più bella che c'è. E non è ironico. Per davvero, adesso dobbiamo andare a Giupilopoli. C'è il primo allenatore. Comunque adesso stiamo registrando dopo che la live di Paladin si è interrotta per problemi dovuti alla connessione team. Ragazzi, non fate il suo errore, non passate team. Fatevi del bene. Per davvero, perché è da, penso, sì, da 2 giorni che internet si interrompe alle 21:20. Regolare. Meno cringe, passiamo alle domande. Ok. La prima è di Freedom33 che ci chiede: momento più odiato nel vostro gioco preferito? Il mio è Fire Emblem Radiant Dawn e penso che sia il capitolo Elisha's Gambit. Capitolo del cazzo, veramente. Oppure battaglia prima dell'alba di Fire Emblem 7. Una rottura di palle. Tu invece? Tempio dell'acqua di Ocarina? No, le prove di Skyward Sword. Quelle per raccogliere le anime? Sì, le ho sinceramente odiate. Devi raccogliere i cipollotti praticamente. Perché siete così razzisti verso gli spagnoli? Perché fanno schifo. Perché online quelli che abbiamo trovato non capiscono un cazzo, nel senso che noi scriviamo, mettiamo su Paladin, scriviamo in inglese per chiedere una cosa, tipo questo personaggio ci dà fastidio, puoi toglierlo di mezzo, e loro ci rispondono, continuano a rispondere in spagnolo. Un po' come i russi quando scrivono in cirillico pensando che si capisca. Iscritto preferito. E no, non posso. Tutti. No. Tutti. Cioè non possiamo fare differenza. Nell'Hugging Warrus. Lui è il tuo fidanzato. Certo. Che ne pensate della saga di Kirby? Non mi piace. Non mi dispiace. Che ne pensate del gioco sul DS di Affari Tuoi? Esiste? Davvero? Ok. Lord di Fire Emblem preferito? Hector. Roy. Ike. Ah, pensavo a Warboy. Niente. Warboy non è un lord, è un dio. Cosa ne pensate di Heracross? Non so se qualcuno seguisse la pagina Facebook Dandy. Già. Era un Heracross con gli occhi sulle antenne. E parlava in napoletano. Esatto. Ciao, bell'occhio. E andiamo a Crazy Manu. Faccio un'altra domanda perché mi sento speciale. Quindi ne avrà fatta un'altra sotto. Esatto. Qual è il meme che avete più odiato nel 2017? È più facile dire quello che non ho odiato, perché a me, tranne quello, uno degli ultimi, comunque mi sono stati tutti sulle palle. Boh, comunque quelli che ho più, proprio più odiato è quello degli italiani. Ah, cioè, quello non con, fa ridere. Quello con l'impulsione delle mani? Sì. Sì, però anzi sì, probabilmente quello. Sono curioso, quali mostri ti hanno assalito prima di un esame? Allora, una volta ho provato a salirmi Avon nel sonno, quindi non ci terrei che succedesse un'altra volta. Paco puzza perché non ha preso Chimchar. E fa bene. Non averlo preso, perché altrimenti non lo prenderei. Aspetta, domanda di Avon. Premesso che non ho mai usato un emulatore di per quale schifo di motivo non montate lo schermo inferiore? Che tipo di problemi vi affliggono? Che dirà lui? Cosa ci metto sullo schermo inferiore? Cioè, c'è bisogno di farlo vedere lo schermo inferiore? No. Allora, The Marox. Premesso che non ho mai usato un emulatore per Pokémon Platino, perché vi lagga come pochi? Allora, no. Cioè, nel senso, adesso più o meno quando velocizzo, ma ora perché sto usando il portatile. Sull'altro non ha mai laggato. Quindi non so cosa tu abbia guardato. Penso il mio schermo. Delia Margherito. Ah, Platino, questo sì che è un bel ma gioco. Ma leggi solo la domanda. Fuck you, Avon. GT o Super? Sì, sono una ragazza che mi piace Dragon Ball, strano, eh. Allora, non è strano. Poi questa è una bella battaglia. Sì, effettivamente. Cioè, sì. GT fa cagare per tanti motivi e Super per tanti altri. Ma se GT non è canonico, quindi molti problemi possiamo anche saltarli. Super
è canonico. È fatto per bambini. Esatto. Questo è il suo problema. Goku è praticamente un ritardato alla pari di Avon, se non peggio. Comunque preferisco forse... Per certi aspetti super, per altri GT. Gabri 94 vita. È più triste un Bidoof selvatico di livello 2 che vi attacca o Avon che ha bisogno di soldi e cerca di prenderli a forza da voi? Sì. Penso un Bidoof. Darky 701. Zeffo, quanto odi da 1 a 10 Sinnoh estremisti che per ogni accenno pure minimo a Sinnoh urlano Sinnoh confirmed? Inoltre, quanto è cancerogeno questo hashtag? Allora, io sono uno di quelli che seriamente crede che Sinnoh avrà un remake a breve. Però in effetti anche a me dà un fastidio. Tanto anche. Perché la maggior parte di loro sono quelli che seguono altri Poketuber e che... senza fare nomi, ma ogni cosa che dicono confirmed, e allora da lì partono i meme, ma allora questo confirmed e no, cioè nulla contro gli youtuber che giustamente, ma quelle persone no. E Miguel Figo chiede, cosa ne pensate dei panini alla marmellata che cadono verso il basso per magia? Scusami. Penso si riferisse al cioccoletto puntata scorsa. Perché il mondo è una merda, perché i panini cadono e tu non li puoi più mangiare dopo. Poveri panini. Simone Olla chiede, professore Pokémon preferito? Ehi, Araia, solo perché è l'unica donna. Ehi, Platan è troppo, no, Kokui è troppo un idiota. Goldfox98 chiede, il vostro champion di Overwatch preferito? Genji. Lucio. E Marco Tosoni chiede, titolo clickbait, eh? Cosa ne pensate quello di... quello bello era Smeraldo, te lo ficchi super, esatto, il culo. Cosa ne pensate di Hearthstone, conosciuto come ammazza i tuoi cari? Non ci ho giocato. Ho fatto 3 partite e mi ha rotto i coglioni. Crazy Manu chiede, cos'è peggio di un Mirvo? Cricketot. Un Mirvo e un quarto. Fuschio chiede, ma Chimchar è Paolo Brosio? Perché? No. Gesù, qual è il vostro pooper preferito? Knuckleditz. O anche... Giacomatto, ragazzi. Giacomatto per la serie sui Man, mamma mia. Quanto è bella quella serie. Yuri fa una domanda molto importante. Cosa ne pensate della pizza? Che la tua è molto buona. Esatto. Kay Faraday chiede, ascoltate i Vocaloid? No. Mikuatsune può anche attendere. Ultima domanda di Capo Galassia che chiede, a Zeffo mica non piaceva la quarta generazione? Io ti vedo domani, cioè oggi è domenica e domani ti vedo, domani ti pesto, anche se te non lo saprai perché questo video uscirà a giovedì. Esatto. E adesso cosa facciamo? Io vado un po' avanti. Rimolo. Sto pensando come chiamare Ponita. Ponita. Aspetta. Oppure pasta con tonno. Swag pasta. Swag pasta. Swag bark. Il Pokémon d'acqua. Il Pokémon d'acqua lo chiamerò Swag bark, logicamente. Sì. Lo chiami sì. No. Quando vuole, signore, io sono qui davanti. Oh, diavolo, guardare i cantieri. No, quello dovremmo dire quando arriveremo a Canaglio. È vero. Cazzo, ho fatto partire. Vabbè, vabbè, andiamo. Let's go, let's go. Voilà, voilà, bibolo, bibolo. Io propongo di non velocizzare le partite contro il Capo Palestra, dai. Non le sto velocizzando. Diamogli un minimo di lustro, a differenza di altri Capi Palestra.
vero Owen? Ciri Peppa! Non devo neanche fare tagli? Why not? Fai come vuoi. Ok. Allora, userò il mouse, va. Così comodo. Vabbè, fanculo. Ti presento Zaward! Cosa ne pensi del levito roccia? Mi ha usato levito roccia. E ha fatto poesione. Take this! Oh no! Mi ha tirato i sassi. Se sei brutto, cioè, ti tirano le pietre. Tu sei brutto. Ok. No, sei bellissimo. No, non è vero. Cambio, vai Swag Maria. E Ciri Peppa è al 14. No, si dovrebbe evolvere al 15. Se non rimembro male. Però. Oh, perché ho fatto foglie lama? Sono un cretino. Oh no, ma ha tolto 4 HP. Penso di mandare prima Shinx contro Kranidos. Prepotenza, sì, e con sì, il sguardo. Immagino. Swag Maria. Zaward. Wait, Swag passa all'8, sta attento. Cazzo, ma ho usato stridio che quello lì dà fastidio. Fa rima anche. Stridio fastidio, no. Non fa rima, la vocale è diversa. Differente. No, stridio fastidio. Fastidio. Sì, ma l'accento diverso, quindi non rima. Oh. Che belle queste cose non tagliate. Non puoi rispondermi con un rutto. E invece. Cazzo, ma fatto stridio mi toglie addirittura 5 PS quando va male. Con attacco meno 1 mi ha shottato Shinx al 12. Bastardo, Già. Tocchio Tomare. Ha fatto brutto colpo su Turtwig. Dai. Porco cazzo. Sì. No. Sì, mi è rimasto Swag Pasta. Ma porca puttana, Pedro di merda. Ma non ancora immigrato a fargli prepotenza. Là. Guarda come sono cattivo. E ora possiamo mettere Turtwig. Swag Maria. No. Oh. È sempre bello stirare Pedro alla prima volta. Ah, tentennato. Rip Pauk. Questo è il primo attacco contro Kranidos. Tentenna. 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 Paco, Paco, curati, idiota. Gli uccido il padre. Ui! Ha fatto brutto colpo! Porco d***o! Ne hai poche? Ball. Ma direi che devo andare con le super. Non sai ballare. Aspetta. Mi piace ballare, mi piace cantare. Yeah! Sto ballando. Ballami in amore, tu giuro. Porco. Sì, sì, complimenti. Bravo. Ce la posso fare? Ce la posso fare. Shottato Shinx. Non era brutto colpo. Aia. Vai Swag Maria. Foglie lama diretto. Vai. Badaboom. E che cazzo. Attenzione, ce l'ha fatta. E alleluia. È imbarazzante. Tu sei imbarazzante. Capito, stronzo. Fidami quella cazzo di medaglia. Te la ficco nel culo. Ecco. Per oggi direi che possiamo anche chiuderla. E ci vediamo al prossimo episodio. Quando sarà? La settimana prossima. Giusto. Ciao.